giugno al Maracanã di Rio de Janeiro l'Italia farà il suo esordio nella Confederations Cup 2013. La prima avversaria degli azzurri di Cesare Prandelli sarà il Messico, una squadra che storicamente evoca ricordi per lo più piacevoli per la nostra nazionale. Nel 1966 a Firenze, Bulgarelli, Rivera e Mazzola firmano le 5 reti azzurre nel primo confronto assoluto a pochi giorni dal Mondiale in Inghilterra. 3 anni dopo, le due squadre si affrontano 2 volte in 5 giorni allo Stadio Azteca. Il bilancio della tournée a Città del Messico è positivo. L'Italia vince il primo match, trascinata da Gigi Riva, e pareggia il secondo con una prodezza di Mario Bertini. Rombo di tuono è protagonista anche ai quarti di finale di Messico 70. Riva firma infatti 2 delle 4 reti, con le quali gli azzurri di Ferruccio Valcareggi eliminano dal torneo i padroni di casa. Nel 1971 si torna a giocare in Italia, allo stadio Ferraris di Genova. Mattatore dell'amichevole stavolta è Roberto Boninsegna, che firma la sua prima ed unica doppietta con la maglia della nazionale. Passano quindi 13 anni prima di una nuova sfida. A Roma il risultato è lo stesso del primo confronto assoluto del 1966, con gli azzurri che si impongono nuovamente per 5-0, grazie soprattutto a Paolo Rossi, autore di 3 reti. L'anno seguente spetta invece alla squadra di Bearzot volare in Messico per la terza amichevole allo Stadio Azteca e come nel 69 di nuovo parità, con Antonio Di Gennaro a vestire i panni del salvatore della patria che furono di Bertini. Nel 1993 va in scena l'ultima gara in terra italiana, si gioca di nuovo a Firenze e a vincere ancora una volta sono gli azzurri grazie ai gol di 2 leggende, Roberto Baggio e Paolo Maldini. Italia e Messico sono quindi sorteggiate nello stesso girone sia ai mondiali statunitensi del 94 sia ai mondiali del 2002 in Corea e Giappone ed in entrambe le occasioni il punteggio finale è di 1-1. L'ultimo confronto per il momento si gioca nel 2010. A Bruxelles arriva la prima vittoria dei sudamericani per merito delle reti di Vela e Medina che rendono inutile il gol della bandiera di Leonardo Bonucci. Il bilancio dei precedenti tra Italia e Messico è quindi di 6 vittorie azzurre in 11 confronti, nessuna delle quali però nelle 3 gare giocate in campo neutro. Chissà allora che la volta buona non si registri proprio in terra brasiliana.